viaggio per immagini alla scoperta dei Musei Vaticani e del Vaticano, con tutti i suoi tesori di arte, cultura e fede e lo splendore della natura dei giardini alle spalle della Basilica di San Pietro e di Castel Gandolfo. Sono le due nuove edizioni in 8 lingue della serie di documentari prodotte dai Musei Vaticani, dal Centro Televisivo Vaticano e da Officina della Comunicazione, in collaborazione con RaiCom e da poco in vendita nei bookshop dei Musei Vaticani. Due cofanetti con 6 e 3 DVD che portano l'occhio nei luoghi più noti ma anche in quelli nascosti dei Musei dei Papi, della Città del Vaticano e di Castel Gandolfo, guidati da un narratore d'eccezione come Alberto Angela e dai curatori dei diversi settori. Barbara Iatta, direttore dei Musei Vaticani. Questo è un prodotto ufficiale, quindi è il prodotto soprattutto delle straordinarie competenze dei nostri direttori di dipartimento, dei nostri curatori, che si occupano come specialisti dei Musei Vaticani in senso plurale, quindi dalle antichità egizie a quelle etrusche, per passare per le antichità greche e romane e così all'arte contemporanea, alle stanze di Raffaello, alla grande pittura, alle raccolte epigrafiche e a quelle etnologiche. E per ognuno di questi abbiamo il curatore responsabile delle collezioni, che ha offerto veramente la sua competenza e la sua esperienza, e quindi veramente è il massimo del prodotto che si può avere su questi musei. Lo sguardo della telecamera del Centro Televisivo Vaticano arriva anche in luoghi non aperti al pubblico e mai ripresi in video, ma offre anche punti di vista inediti di opere straordinarie, che così prendono vita per raccontare la storia e la creatività umana e permettono al visitatore di prolungare nel tempo l'emozione dell'incontro. Non c'è dubbio che la visita emozionale, le ore che si passano qui sono molto intense. Poter rivedere alcuni luoghi, alcuni passaggi, alcune opere di questi straordinari musei sicuramente è un motivo di arricchimento, e quindi la possibilità di poterseli portare a casa parte di essi, non c'è dubbio che aiuta ad approfondire la conoscenza di questi luoghi straordinari. Il cofanetto più ricco, con 6 DVD, permette di viaggiare con l'occhio nella Città del Vaticano, di entrare nella vita quotidiana della Città del Papa, della Guardia Svizzera e dei Gendarmi, di immergersi nei 1000 colori della natura dei giardini del Colle Vaticano e delle ville pontificie di Castel Gandolfo. Ville aperte al pubblico con visite speciali dal 2014, che verranno ampliate anche la domenica per volere di Papa Francesco. Ancora Barbara Iatta. Le visite speciali vanno molto bene, in particolare quella di Castel Gandolfo. E chiaramente i giardini sono sempre l'attrazione, ma sono qui, quindi è anche più facile che vadano a Castel Gandolfo, appunto, non soltanto attraverso il treno il sabato mattina, ma anche proprio semplicemente le intere giornate. E vi posso dire una cosa: oggi dalla voce del Santo Padre ho sentito che presto apriremo anche la domenica a Castel Gandolfo. Da romana si sa che ai castelli ci si va la domenica, e quindi l'obiettivo è anche quello di portare i cittadini romani a conoscere le meraviglie anche delle ville pontificie, dei giardini di Castel Gandolfo, quindi è una bellissima iniziativa che a breve verrà aperta.